14 gennaio e quel giorno rimasero con lui. Possiamo servirci di un'immagine usata dalla navigazione per comprendere chi è Cristo Gesù. Lui è la stella polare da raggiungere. La bussola dovrà orientare la vita di ogni uomo verso quella direzione. Per questo Gesù dovrà sempre essere dinanzi ai nostri occhi. Questa verità così viene vissuta da Paolo, così anche annunziata dalla lettera agli Ebrei. Chi non orienta la sua vita verso Cristo, miseramente si perde. Se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne, io più di lui, circonciso all'età di 8 anni, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei. Quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge, irreprensibile. Ma queste cose che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede, perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la comunione alle Sue sofferenze, facendomi conforme alla Sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo, dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Filippesi 3:4-14. Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era stata posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate, perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito, fino al sangue, nella lotta contro il peccato. Giovanni il Battista guarda verso Cristo, lo annuncia con parole nuove: ecco l'agnello di Dio. Subito 2 dei suoi discepoli lo seguono, vanno dietro di lui, rimangono con Gesù un'intera giornata. Andrea annuncia Cristo a suo fratello Simon Pietro, conducendolo a lui, perché ne abbia scienza, conoscenza, esperienza diretta. Cristo è già la stella polare di Giovanni il Battista, Andrea, l'altro discepolo, Pietro. Questi 3 ultimi saranno discepoli di Gesù, da lui domani mandati nel mondo ad annunziare lui e anche a portare ogni persona a lui, facendola suo corpo. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con 2 dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi 2 discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei 2 che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissato lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Giovanni 1:35-42. Il mistero della salvezza è cammino ininterrotto verso Cristo Gesù.
Si cammina in Lui, si cammina con Lui, si cammina per Lui, per portare ogni uomo a Lui. Camminando in Lui e portando a Lui, nel carro del suo corpo, come suo corpo, lo si deve raggiungere nella perfezione della sua luce e poi con la morte essere nella sua luce eterna, nei cieli beati. Se Cristo è tutto per noi, possiamo pensare ad una evangelizzazione o ad una missione della Chiesa nella quale Cristo non debba essere raggiunto o che il missionario possa non essere Lui per portare ogni altro uomo a Lui? Chi non è in Cristo e non porta a Lui per formare il suo corpo, consuma invano le sue energie. Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli, Santi, fateci una cosa sola con Cristo.